brano tipicamente invece stravinskiano, di quel suo periodo, diciamo, neoclassico, il Ragtime di Stravinsky, che è stato inciso verso gli anni 40 da Stravinsky, devo dire anche un Stravinsky abbastanza in forma come pianista, tra l'altro un'interpretazione molto molto interessante, con notevoli libertà agogiche che generalmente non si attribuirebbero a questo autore. Lui rivisita la forma del Ragtime e lo fa diventare qualcosa d'altro, lo fa diventare Stravinsky, insomma, mantiene le sincopi e tutte quelle accentuazioni e tutte quella sorte di ritmi, di swing che si possono trovare magari in un ragtime genuino, ma è pieno di armonie tipicamente stravinskiane che sono particolarissime. Non è l'unico esperimento di questo genere di Stravinsky, con questo amava flirtare un po' con questi altri generi tra virgolette leggeri, perché in fondo in tutta la vita Stravinsky ha tentato di fare altro, e più faceva questo e più riusciva in un certo senso a essere se stesso, perché ha cambiato 3 volte stile, almeno 3 periodi principali: il primo, quello della sagra, poi il periodo centrale neoclassico, poi l'ultimo dodecafonico. Ed è incredibile come anche nel periodo tardo, quello della dodecafonia con treni e lavori di questo tipo, Canticum Sacrum, si senta sempre che è Stravinsky, nonostante la dodecafonia sia una cosa estremamente vincolante a livello stilistico.